Oggi torniamo su un argomento iniziato nelle scorse lezioni, le subordinate completive. Per quanto riguarda il verbo della completiva, viene usato il modo congiuntivo, seguendo le regole della consecutio temporum. Per lo più ci si limita alla consecutio della contemporaneità, perciò troveremo il congiuntivo presente o imperfetto. Presente se nella reggente c'è un tempo principale, per esempio «timeo ne facias», «temo che tu faccia».